Prende la parola il comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi. Comandante, dia il riposo. Autorità, gentili ospiti, equipaggi, sono qui per portarvi il saluto del nostro capo di Stato Maggiore della Marina, portarvi anche le sue emozioni, in particolare ieri l'ammiraglio De Giorgi alle 13.30 è riemerso da un'attività con un sommergibile e ha potuto sapere quello che stava succedendo e mi ha esternato la sua soddisfazione, il suo orgoglio per questa attività che incessantemente l'operazione Mare Nostrum riesce a portare avanti. Questa mattina ero nel camerino che mi è stato assegnato su questa nave, riordinavo le idee con limitato successo, avevo intenzione di scrivere qualcosa, ma ho pensato che fosse più opportuno parlarvi semplicemente delle emozioni che si provano ad avere, avere contatto con questi equipaggi. Emozioni che dall'altra parte del globo, manca a farla apposta, il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Binelli, ha voluto estendermi, chiamandomi dal Sudafrica pochi minuti fa, commosso e vicino agli equipaggi, vicino soprattutto al San Marco che oggi ha terminato la sua attività. È bene dire che questa assemblea era programmata da tempo e non era assolutamente in relazione all'arrivo dei numerosi migranti che sono arrivati oggi ad Augusta. Augusta che ormai da un anno è nostro complice, è nostro alleato nel sopportare e supportare l'impatto di un impegno così importante. Le emozioni che si provano nel vedere i nostri uomini, le nostre donne orgogliosi di quello che fanno, motivati. Non dai numeri, io vi potrei riempire di numeri, ve ne darò forse qualcuno per completare quello che con tanta precisione il dottor Zucchero ha esposto. Si rimane colpiti dalla precisione con la quale sono noti gli eventi e sono ricostruite le nostre attività, fedelmente, con la massima precisione, con la massima coesione, ma le emozioni degli equipaggi sono probabilmente la cosa più bella di questa missione. Si sono avvicendate 3.000 persone negli equipaggi, tenendo conto non solo dei militari della Marina, ma degli equipaggi allargati. Noi a bordo di queste navi abbiamo equipaggi costituiti da marinai, costituiti da agenti di polizia, costituiti da membri di ONG, dalla Fondazione Rava, costituiti anche da personale delle capitanerie di porto, ma questi equipaggi sono in realtà molto più allargati perché queste missioni si devono poter realizzare con il supporto di tutti quelli che sono coinvolti e quindi, se me lo consentite, per una volta negli equipaggi ci metto pure il personale della magistratura che ci sta consentendo di arrivare a questi risultati, ci metto il personale dell'aeronautica che lavora a stretto contatto con noi, l'esercito, i carabinieri, la guardia di finanza, in questo sforzo che è umanitario da un punto di vista, ma è anche uno sforzo per conseguire sempre una maggiore sicurezza per il nostro paese e per assicurare alla giustizia chi lucra sul commercio di esseri umani.
Abbiamo sentito ricostruito un evento relativo a una nave madre. Due sono state le navi madri catturate negli ultimi 4 mesi a cura dell'operazione Mare Nostrum. Sarei in grado, se non ricordassi, che poco prima del 18 ottobre, cioè del momento nel quale è partita questa missione, la Guardia di Finanza assicurava con un'avventurosa missione la cattura di un'altra nave madre. Poco prima la Capitaneria di Porto ne aveva catturato un'altra. L'Italia è un paese che nel Mediterraneo e forse nel mondo sta facendo molto, ma molto di più di tanti altri paesi, ma non si limita alla attività di search and rescue, all'attività SAR, all'attività di soccorso. Salviamo vite, ma rendiamo sempre più difficile il lavoro di chi lucra sul commercio delle vite. Avete sentito il procuratore raccontarci con dei termini estremamente precisi e tecnici quello che da un punto di vista giuridico sta succedendo. Io credo che possa riassumere quello che per noi è un obiettivo importante che grazie a loro stiamo forse conseguendo. Le navi militari di tutti gli stati possono intervenire in acque internazionali solo in presenza, in evidenza, in ipotesi di 2 reati fondamentali, quello della pirateria e quello della tratta degli schiavi. Stiamo cercando disperatamente, ma secondo noi con buone probabilità di successo, di arrivare al momento nel quale il diritto internazionale consentirà giustamente di considerare la tratta di esseri umani come la tratta degli schiavi, perché dal nostro punto di vista chi è oggetto di tratta degli schiavi è incredibilmente più fortunato di questi migranti. Questi migranti non interessano più alle organizzazioni malavitose nel momento nel quale sono stati pagati gli importi necessari per iniziare il viaggio. Mentre gli schiavi per arrivare devono arrivare in buone condizioni perché altrimenti non sono venduti, i migranti una volta che imbarcano hanno già fatto sì che ci sia il profitto di queste organizzazioni malavitose e quindi non rappresentano per loro più alcun interesse. Sono messi su mezzi fatiscenti, appena le condizioni meteo lo consentano anche per qualche ora, vengono lanciati in mare e spesso costretti a salire su queste imbarcazioni fatiscenti perché chiunque si rende conto che le possibilità di arrivare a destinazione con quei mezzi sono pressoché nulla. E quindi svolgere questo compito duplice di salvarli da sicuro naufragio e di colpire le organizzazioni, colpire efficacemente, perché vi ho parlato di 4 navi madre, 2 prese durante Mare Nostrum, 2 prese precedentemente per volontà del nostro paese, vi posso parlare di 60 imbarcazioni di valore per le organizzazioni malavitose che sono state messe in condizioni di non essere più utilizzate, sequestrate, messe a disposizione delle autorità giudiziarie, vi posso parlare di 9.400 persone che oggi sono vive perché l'Italia ha deciso di impegnarsi in questa direzione. E vi posso parlare di un equipaggio allargato che secondo me è un ottimo modello per tutta l'Italia. È un equipaggio che non ha tempo per le polemiche, non ha tempo per le critiche, ma è sicuramente motivato e non si preoccupa se la propria divisa è blu, se è mimetica, se è vestito in borghese. Hanno tutti lo stesso fine e
La proporzione dice che ogni persona che ha partecipato a questa missione ha almeno 3 esseri umani che vivono grazie all'attività di questa gente. Io credo che questi siano i veri numeri. Vi posso parlare di 700 minori che sono tratti in salvo, di 500 donne, di una infinità tra di loro anche incinte. Però l'importante è che non si può rimanere insensibili di fronte a una disperazione che il nostro paese conosce bene, perché meno di un secolo fa noi eravamo i migranti. E non possiamo dimenticarci che oggi c'è gente che sta peggio di come stavamo noi quando desideravamo essere aiutati e siamo stati aiutati. Non posso non citare alcune persone che oggi sono importanti. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro dell'equipaggio di nave San Marco nella missione, perché il San Marco sarà chiamato ancora a fare tante cose. Il comandante Zumpano quindi ci lascia commosso più che mai, soddisfatto più che mai. Ma oltre al comandante Zumpano devo salutare l'ammiraglio Sollitto, che giustamente ha preferito non lasciare le navi perché le condizioni meteo consentono la presenza di ulteriori tentativi di transito, e l'ammiraglio Sollitto, sebbene domani mattina alle 8 non sarà più il titolare del comando del 29° gruppo, non è qui con noi, ma lo sentiamo estremamente vicino, assieme agli altri 2 ammiragli che a turno assumono questa responsabilità. L'ammiraglio Rando, che è già stato comandante del gruppo 29°, è stato socio fondatore e che da domani mattina riprende la sua attività di comando in mare, e l'ammiraglio Kulkasi, che qui a Augusta è ben noto, è conosciuto, è di casa. Infine voglio dare il mio augurio più sentito al comandante Mattesi, che ci ha introdotto in questa mattinata, in questa assemblea, e che ha fatto con me una passeggiata sul nord di San Marco e ha visto come queste navi si possono trasformare grazie alla missione, come possono essere un cuore pulsante abitato da 1123 persone che sorridono e che sono al sicuro. Ecco, io vorrei darvi il grazie più sentito per quello che state facendo e la certezza che la maggioranza assoluta degli italiani sono orgogliosi di quello che voi fate, e che quando sentite chi critica questa attività non vi dovete sentire turbati minimamente, perché voi avete avuto una missione, voi la state portando con successo avanti e ricorderete questa vostra attività per tutta la vita, senza dubbi, senza se e senza ma. Ben fatto, bravi, grazie.